Signore e signori, benvenuti, il mio nome è Mike Senza Nome e questo è BattleTech, o meglio, siete nella rubrica di che cos'è BattleTech. Di conseguenza, siete qua per avere una risposta a questa domanda. È il mio compito rispondervi, vediamo se ci riesco. Pubblicato da Paradox Interactive, è stato sviluppato da Harebrained Schemes, che è una società abbastanza sconosciuta, almeno al sottoscritto, però Paradox dovrebbe dirvi qualcosa, ok? La serie di Europa Universalis e tutte quelle altre serie di gestione che Paradox Interactive ha prodotto dovrebbe farvi capire il livello di questo titolo. Di conseguenza, l'unica pecca che però mi sento di evidenziare è la mancanza dell'italiano. Ci sono altre lingue, ma per il momento l'italiano assolutamente non c'è. Si spera che in un futuro ci sia. Questo titolo ha tra l'altro multiplayer in multipiattaforma, multiplayer online, almeno così sembra la pagina di Steam. E io sinceramente all'inizio facevo un po' fatica a capire questo gioco, a entrarci un po' nell'ottica del titolo, ma dopo qualche ora si capisce che c'è ben altro, non è così superficiale come può sembrare all'inizio. Ovviamente ci sono i super mega robotoni e direi di iniziare subito a vedere di cosa si tratta. Iniziando allora dal menu principale, ci troviamo con due modalità: la campagna, dove possiamo iniziare una nuova campagna, caricare la campagna oppure continuarla, ovviamente, oppure una modalità skirmish, che tradotto in italiano sarebbe schermaglia, dove abbiamo il multiplayer, il single player, oppure il mech bay, dove possiamo sistemare i nostri mech e vedere i loro equipaggiamenti e quant'altro, ma questo vedremo in un futuro molto prossimo. Comunque i dettagli sono molto elevati, le texture in alcune situazioni sono un po' carenti, vedrete. Insomma, questo è un gioco strategico a turni, di conseguenza la grafica si conta fino a un certo punto. Benvenuti dunque sui Titani di Mike, ok? La mia compagnia di mercenari si chiama i Titani di Mike. Ebbene sì, perché in questo gioco qua, tralasciando la storiella iniziale che ci introduce praticamente a una specie di tutorial abbastanza rudimentale, oserei dire, come tutorial, ci introduce a una parte dove c'è un'incoronazione, un tradimento e dopo un fallimento nell'estrazione che ci porta a essere staccati dalla storia essenzialmente, o almeno così sembrerebbe nella fase iniziale. In questa situazione qua ci troviamo nel fondare, quindi una nostra società di mercenari, perché è quello che siamo alla fine. Siamo mercenari dove abbiamo da badare a spese, abbiamo da badare a un equipaggio, abbiamo da badare ai nostri mech, perché alla fine questo è un gioco dove appunto ci sono un sacco di mech di combattimento e quant'altro. A proposito, se vi piacciono i miei contenuti lasciate un like, potete andare sulla mia pagina di Facebook a iscrivervi, ogni tanto metto qualche idea, qualche cosa, qualche anteprima, qualcosa che magari su YouTube non riesco a comunicarvi. Ma detto questo, i Titani di Mike, abbiamo quindi la mia bellissima astronave, poi ci sono, come sulla serie XCOM, varie stazioni. Tra l'altro fatemi sapere se volete vedere qualche altro episodio di questo titolo, che almeno mi so regolare. Io ho pensato magari a un paio di episodi giusto per un'anteprima, così pam pam, e dopo si vedrà essenzialmente. Quindi abbiamo la Hiring Hall, dove possiamo assumere vari personaggi. Ovviamente ci sono fazioni, un sacco di fazioni. Allora possiamo vedere la Star Map, abbiamo vari personaggi sulla nostra navetta, ma questo è essenzialmente lo spazio, è abbastanza vasto, parecchio vasto oserei dire. Ma detto questo, andiamo a vedere che poi c'è il negozio, dove noi possiamo quindi comprare altri mech volendo, i nostri capitali. A fine mese, visto che la nostra società di mercenari non è che sia costruita da solo, abbiamo un debito da ridare ed è questa somma qua che dobbiamo pagare al mese. Ci fa vedere i quadratini bianchi, anzi i rettangoli bianchi, ci mostrano per quanti mesi siamo assicurati con i fondi che abbiamo e le spese che ci abbiamo. Tra 7 giorni potete vedere che insomma mi ciula quella somma lì. Devo fare qualcosa per mantenermi a galla. Abbiamo il centro di comando. Vedete, per questo mi ricorda molto, come stavo dicendo, XCOM, perché abbiamo un sacco di spazi dove possiamo andare. Quindi ad esempio io posso parlare col tizio, ma poi posso vedere anche i contratti disponibili nel dormitorio. Possiamo vedere i nostri personaggi. Questo sono io essenzialmente, eccolo qua, Mike senza nome, va bene? Perché giustamente sono io il super mega capitano, eccolo qua. Tutta la nostra storia viene generata facendo delle scelte e quelle influenzano il nostro personaggio. Cioè c'è un gioco di ruolo anche all'interno del titolo, che lo rende molto bello a mio avviso. Poi abbiamo i mech bay, che è quello che penso interessi a un sacco di gente, dove abbiamo appunto i super mega mech, va bene? Possiamo scegliere colorazioni, poi possiamo scegliere vari
tipi di Mac, perché ci sono in base a quanto sono pesanti, ad esempio sono tutti Mac medi e hanno 45 tonnellate, addirittura 55 tonnellate di Shadowhawk, molto pesante. Poi abbiamo due piccolini che sono light, che possiamo fare il refit, dove nel refit possiamo entrare e iniziare a cazzeggiare con l'armatura frontale. Vedete il peso totale però è lì. Allora magari voglio più armatura dietro al Mac. Poi possiamo comunque cambiare, vedete che ogni slot ha degli spazi specifici per armi con laser, piuttosto armi di supporto, piuttosto che... Cioè ci sono delle cose molto interessanti. Io direi di iniziare subito, però senza perdere troppo tempo, a vedere. C'è una missione, questa è una missione della storia, quindi vediamo di cosa si tratta. Salterò tutti i dialoghi perché non voglio far vedere spoiler, appunto. La signorina quindi ci ha dato una missione. Ci ha detto di andare su Axilus e ritrovare una nave. Però il mio navigatore mi ha detto: come andà? Sulla nave, sulla mappa, mi scusi, sulla mappa non c'è nessun Axilus. Cioè sembra essere fuori dagli schemi questa luna. Mi viene a chiedermi come fa Lady Centrella a sapere tutte queste cose. Mi dice: ma non sono affari miei. E fai bene, ragazzo, fai bene. Certe volte non devi fare domande. Quindi ci prepariamo a fare il nostro bel salto, perché era a 18 giorni di distanza questo sistema. Facciamo il nostro viaggio. Per viaggiare nello spazio, c'è questa cosa un po' strana, ci dobbiamo attaccare a una stazione più grande, e insieme alla stazione poi si fa il salto. Andiamo avanti, facciamo sto viaggio per favore, grazie. Eccolo qua che parte, parte per il viaggio. Ancora 2 giorni e siamo arrivati. Nel frattempo uno dei nostri soldati si è anche ripreso, stavo dicendo, prima che mi interrompessi. Siamo arrivati su Holloway, Commander. Possiamo iniziare? Ma iniziamo subito. Quindi eccoci finalmente. Ma finalmente nella schermata dove dobbiamo decidere il nostro super mega equipaggiamento. Va bene, allora, abbiamo i 4 mech che abbiamo scelto. Sono quelli più adatti, anche perché il quinto è un mech molto semplice, leggero, e non me ne faccio un cazzo, sinceramente. Passiamo quindi alla parte dell'azione, ragazzi, perché è quello che vogliamo vedere, va bene? Allora, abbiamo una missione, uno scheletro e mezzo, abbastanza difficile, non lo so. Comunque, dobbiamo distruggere il radar, dobbiamo... Quindi l'antiaerea, ovviamente, radar e antiaerea. Dobbiamo andare dove si è schiantata sta navetta che stiamo cercando. Dobbiamo difendere poi gli ingegneri finché lavorano. Questo è quello che dobbiamo fare, ci paga un botto. E abbiamo salvaggi 3 su 14, che è molto interessante. Direi di iniziare subito la missione. Command interface initiated. Vedete che tutto molto tatticoso, tutto molto così, molto bello. C'è poca gente che parla, ci sono a volte parlano i soldatini, ma vedrete, vedrete. Ok, va bene, è una luna essenzialmente. Quindi, le stazioni radar sono qua, sono qua. Dobbiamo neutralizzare i generatori affinché le torrette ci lasciano stare. E largo tutto quel casino là dietro, molto bene. Allora, adesso capirete che si inizia col mio turno, va bene? Ci sono varie abilità, ci sono le mie armi a questa parte. Si inizia con... dove cacchio sono le torri? Questa è torre generator, mi serve molto bene. Facciamo uno sprint, vedete tutte quelle piccole freccette verso destra, essenzialmente sono punti evasione. I punti evasione mi aiutano praticamente, perché dicono giustamente: più uno si muove è più difficile colpirlo, più punti evasione hai è più difficile che il nemico ti colpisca. Allo stesso modo, una volta che io decido la posso scegliere attacco, posso scegliere movimento, che mi permette di spostarmi queste caselle qua. Poi ho lo sprint, che mi permette di spostarmi un sacco di più. Ma lo sprint, allo stesso modo, vedete, più mi sposto lontano, più aumenta l'evasione. Molto interessante, molto carina. Qua potete vedere il mio Behemoth e la signorina, il suo nome in codice. Poi abbiamo il Shadowhawk, che è il tipo di mech. È un mech di taglia media. Abbiamo quindi la barra della stabilità e la barra dei danni, del calore, scusatemi. Abbiamo delle cose interessanti, ma adesso io direi di vederle. Quando metto giù il mio mech, devo decidere anche da che parte guarderà, essenzialmente. Quindi abbiamo poi il Vindicator, contatto nemico. Ok, contatto nemico, dici, tranquilla, ci penso io.
glitch, tranquilla, bella, ci penso io. La mettiamo qua. Potete vedere, appunto, a questo serve vedere l'armatura frontale o posteriore, perché comunque io posso decidere da che parte il mio mech si girerà. Quindi abbiamo poi Mike. Purtroppo abbiamo poco da fare, nel senso dobbiamo andare per forza lungo questa montagna. Essendo che questo è un mech leggero, io posso correre, andare di più. Eccolo qua, sono tutti ispirati. Quando tutto va bene il morale aumenta. Quando il morale aumenta, eccolo qua, inspired. Questa unità con il tratto ispirato ottiene meno 1 alla difficoltà di tutti gli attacchi. Interessante, vero? Se io la metto in queste posizioni qua, la signora prenderà danni da quelle torrette laggiù. Ma avrà, potete vedere la linea rossa, una linea di fuoco sulla cosa, sul generatore. Quindi io la porto in questa posizione qua. Guardate cosa succede, guardate. State guardando? Guardate con attenzione, per favore. Metto in questa posizione qua, quindi qua facciamo fuoco su questa torretta. Abbiamo un 80% di probabilità, c'è scritto in basso a destra, ok? Quindi io disattivo questi due, che tanto non mi servono. Potete, no, non potete vedere niente al momento, perché comunque sparano razzi. Quindi facciamo fuoco. Problema. E passa attraverso le pareti. Ma aspettiamo, quindi. Turno del nemico. Incredibile. Turno del nemico. È già passato il turno del nemico. Molto bene. Quindi glitch. Permesso. Sì, tranquilla ragazza, tranquilla. Glitch, se io ti metto in questa posizione qua, piace? Glitch, ti piace? Le missioni comunque durano parecchio, vi posso dire solo questo. Ecco qua, altre due armi, 85-85, consuma però munizioni, l'RM, long range missile sarebbe l'RM. Comunque, eccolo là, saltato il generatore delle torrette, saltano le torrette. Guardate questa, e adesso io decido che il mio robotino piccolo si farà un saltino fino qua su, così potrà sparare la torretta al radar. Guarda qua, jump jet, vai bello, bam baby, bam. E adesso quindi lui sparerà. Mike lo sposto qua. E Mike farà fuoco sul signore là. Togliamo le armi che essenzialmente fanno un 50% di danno. E speriamo di farlo fuori. Ok, ha una mira di merda Mike, ma lo distrugge. Eccolo là. Molto bene. Grazie. Che colpo, bravo Mike, bravo cucciolo, bravo. Hai provato, bastardo, hai provato a colpire ma non ce l'hai fatta. Hai provato, adesso chi tocca? Ok, cazzo, adesso mi colpisce come. Meno uno d'evasione, avete visto? Meno uno d'evasione. Ok, so holding firm. Brava. Meno male, fatta anche questa. Ok, devo andare al crash site. Come cazzo ci si arriva? Ah, si entrava qua, ovviamente. Nel crash site. Bene. Standing by. Drecker, va piano però, Va piano, bello, va piano. On the move. Ecco lì, ecco che stanno arrivando. Aia, stanno arrivando. Sono di tipo piccolo questi, Sono mech, quelli piccoli. Order. Ma, anche così essendo, io direi che... andiamo a piazzare una posizione un po' più difensiva e vediamo di far lavorare i super mech pesanti. Ecco qua, bene, demoliamo un altro po' di questo villaggetto simpatico. E quindi ci mettiamo belli lì e aspettiamo che arrivino, essenzialmente. Aspettiamo che arrivino. Qualcuno arriva da questa parte, attenzione. Il mio vantaggio è che questi sono un po' danneggiati, quindi cercherò di essere abbastanza brutale, come solo Mike sa essere, essenzialmente. Beh, vediamo cosa succede. Allora, precision strike su questo tizio qua. Dove vogliamo colpirlo? Ci abbiamo 33% di colpirlo al torace, 18% alle gambe, 22% alle braccia. Questo ha 4 laser M4, un short range missile. Ok, interessante. Armor 5 e 2 laser. Due laser anche di là. Allora, io gli punterei alle braccia, ragazzi. Puntiamo sulle braccia. Che senza. Anzi, braccio destro, possibilmente. Right arm. Ok. No. Left arm, right arm. Che cazzo? Left arm, perché è il braccio che vedo, essenzialmente. Quindi PPC, laser.
Va bene, così ci va bene. Togliamo il 55%, mettiamo dei missili, va bene? E spariamo! Ecco, mamma mia, abbiamo... cioè, abbiamo un po' distrutto il suo braccio, ma non è ancora danneggiato. Intanto ci sono anche dei veicoli, oltre a questi scarsoni. Cioè, questa è una battaglia semplice, ok? Battaglia semplice. Semplice, Mike, non fare figuracce, porca puttana. Che so, è battaglia semplice, hai detto. Michael Blackjack Bay J1 si avvicina, si mette sulla linea di tiro, si prepara. Allora, togliamo, mettiamo solo lì. AC2, tiro di precisione, sempre sul signore. Facciamogli fuori proprio il braccio, va bene? Ma proprio lo vogliamo estinto. Eccolo là. Pom, 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 bam! Gli è partito un braccio. Partito un braccio. Ops, mi scusi, non volevo. Mi scusi. La cazzo sta succedendo? Oh, telecamera. Telecamera. Oh, ma ce l'hanno con questo, eh. Ce l'hanno fisso con questo. Tra tutti ce l'hanno fisso con questo. Facciamo fuori sto bastardo, per favore. Ce la facciamo. Oh, e uno è andato. Finalmente, no? Perché ci mettiamo anche troppo. Ci mettiamo troppo. Vogliamo schiacciare, per favore, quel cazzo di scarafaggio? Vogliamo schiacciarlo? Oh, vaffanculo, stronzo. Spaccagli la faccia. Oh, meno male. E un altro è andato. Un altro è andato. Gli spari pure. Cazzo, è per terra, caput. Gli spari pure. Got it. Ed eccolo là. Uno è crollato. È crollato. È crollato. Allora, se quello è crollato, io adesso posso... Ho visto che sta tizia qua spara bene, più è distante più le sue armi sono precise, ma non lo so, non lo so. On the move, full speed. Ok, facciamoci il suo sprint, per favore. Vai, vai, corri. E sei senza un braccio, però. Quindi speriamo che, insomma, ragione al massimo. Glitch. Glitch, bellezza. Cioè, fai a pestare lo sto stronzo finché riatterrai. Cioè, così perdiamo un po' di calore, perché intanto lo stiamo pestando finché è a terra, capito? Capito? La roba è che... Che cazzo è successo? Ah, gli ho pure sparato. Ok, va bene. E poi mi rimane Mike. Mike, Mike bello. Allora, a Mike io potevo chiedere di saltare dietro ai nemici, ma si surriscalda. Potrei chiedere di correre da questa parte in modo da tenermelo sempre davanti. Sì, ecco, così, così, questa non è male come idea. Bravo, Mike. Cazzo fa? Si rialza? Ma se io ho spaccato una gamba? Almeno così diceva. Ma che cazzo? Come ha fatto a rialzarsi? Dai, persino il robotino piccolo va a tirare un calcio nel culo a quello grande. Ok, ne è rimasto uno. Tutti vogliono picchiarlo. Tutti vogliono picchiare questo qua. Tutti. Vai, un altro calcio nel culo. Oh, ce l'abbiamo fatta? Molto bene, sembra che abbiamo finito la missione. Porca la vacca, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok. Mission successful. Ce l'abbiamo fatta. Ci ho messo solo un'ora. Un'ora per fare sta missione, ragazzi. Cioè, questo è un altro dettaglio. Eccolo qua. Finalmente. Finito. Finito. Missione completata. Ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Chi, da chi sono stato assunto, per chi ho lavorato, chi ho ammazzato, eccetera, eccetera. Le fazioni incluse, il mio rating è aumentato, quindi col mio rating che aumenta, aumentano anche i premi, gli equipaggi che posso assumere e cose del genere. Intanto ho preso un milioncino e questo ci fa comodo. Potete vedere che sono tutti mega feriti, anzi 2 su 4 sono feriti, oltre al fatto che abbiamo perso dell'equipaggiamento che è stato distrutto
Perché è stato distrutto, insomma, dai cattivoni e i Mac hanno subito danni abbastanza pesanti. Adesso arriva la parte che vi dicevo dove praticamente io posso recuperare in parte dai Mac che ho distrutto alcune parti tipo, questo è un Shadowhawk. Da un Shadowhawk io posso recuperare una parte, va bene? Allora io decido di prendere un Shadowhawk. E un Shadowhawk e un altro pezzo di Shadowhawk, il che significa che io devo, accumulando tre pezzi, posso costruirmi un Shadowhawk, capite? Oppure potrei prendermi altre armi e altre cose. Secondo il nostro accordo, ok, ci sono 14 pezzi, ma io posso scegliere dalla priorità a tre pezzi. Cioè, nel senso, io qua posso scegliere solo tre pezzi. Dopo che scelgo i miei tre pezzi, riceverò altri 11 pezzi a caso tra questi. Capito? Capito? Visto che la missione era difficile, quindi confermo questi. Ed eccoli qua: 14 oggetti ricevuti. Che secondo lui, un pezzo è Locust, delle due armi AC5, due laser medi. Insomma, delle cose interessanti. Munizioni un pochettine, grazie. Quindi eccoci finalmente tornati in orbita. Adesso dobbiamo ovviamente gestire di nuovo. Abbiamo due piloti che sono fuori dall'azione perché hanno preso delle botte. Dovremo andare a vedere un attimo cosa stanno facendo i nostri Mac, come sono messi, come non sono messi, e dirgli di ripararli. Grazie, riparalo. Riparami anche il Vindicator appena puoi. Ma attenzione, c'è qualche problema col Vindicator, mi dici? Mi manca un... Vabbè, andiamo a mettergli il jetpack, quel cacchio che gli manca. Allora, left leg. Ah, ok, gli manca una gamba, dici? Rimpiazziamogli la gamba. E aveva un jump jet equipment. Jump jet, grazie. Eccolo là. Quindi, gli mettiamo un jump jet e gli mettiamo una gamba. Conferma. Tutto bene? Così, va bene. Conferma. Ok, mi costerà 66.000 in 10 giorni. Va bene. Tranquillo. E insomma, abbiamo un po' di cose da fare, ma io direi, ragazzi, che dopo aver visto un po' i combattimenti, aver visto che si tratta di un gestionale abbastanza interessante, che però molto limitato dalla lingua italiana, direi che dopo averci messo un'ora per fare una missione, cioè nel senso, essendo che è a turni, essendo che è così, uno si prende il suo tempo e tutto quello che si desidera, però porca la vacca, ragazzi, porca la vacca, cioè nel senso, veramente dura un sacco, ma... Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sono Mike Senza Nome e vi do appuntamento al prossimo episodio. Mike Senza Nome, passo e chiudo. E tra le altre cose, guardate, guardate, io andando qua posso anche modificare la mia azienda, ok? Cioè, nel senso, io ho chiamato i titani di Mike, posso scegliere i colori della livrea dei miei cosi, posso scegliere un logo e via dicendo, capite? Posso fare quello che mi pare. E questa era solo una chicca, così, tanto per dire qualcosa. Va bene, ciao ciao, alla prossima, ciao ciao!